Bene, buonasera. Buonasera, seppure a distanza, speriamo ancora per poco, ma buonasera a questa iniziativa che, come adesso vedremo, sta dentro un cartellone più complesso, ma insomma questa iniziativa sui viaggi di Ulisse nello spazio e nel tempo, come l'abbiamo intitolata, Ogygia 701 a.C., colonne d'Ercole 1301, Baikonur 1961, Giove oltre 2001. A breve lascerò la parola a chi parlerà più diffusamente di me, cioè Piero Boitani, ovviamente tutti lo conoscete, dirò soltanto poche parole per non rubare troppo tempo, professore emerito di letterature comparate all'Università La Sapienza di Torino. Attilio Ferrari, professore emerito di astrofisica, giusto? Dell'Università di Torino, nonché presidente di Infinito, il planetario di Torino, e Walter Cugno di Thales Alenia Space. Brevemente, lo vedremo poi meglio. Piero Boitani ci parlerà. Abbiamo immaginato un viaggio anche noi nel tempo, perché Piero Boitani ci parlerà in qualche modo del passato, Attilio Ferrari ci parlerà del passato un po' più vicino, ecco, del passato prossimo, e Walter Cugno invece ci porterà e ci farà sognare, sognerà nel futuro. Come dicevo, questa iniziativa sta dentro, chiamiamolo così, un cartellone molto più organico e complesso che vede la partecipazione dell'Università di Torino, dell'Università di Bergamo, di Thales Alenia Space, del Planetario Infinito di Torino, del Politecnico, dell'INRIM. Sto dimenticando sicuramente qualcosa, ma ecco, proprio perché abbiate in qualche modo anche il senso della compiutezza di questo tentativo che stiamo mettendo insieme di ragionare, tanto di creare dei collegamenti tra il mondo delle cosiddette humanities e il mondo delle cosiddette scienze dure, che sono due mondi che non spesso si parlano, ma poi anche di ragionare su come sia possibile in qualche modo parlare di Dante attraverso le scienze. Ecco, quindi noi abbiamo un canale YouTube dell'iniziativa più complessiva che si chiama Dante, il tempo e lo spazio, dentro, nel quale abbiamo già cominciato a inserire alcuni brevi interventi su questo tema. Se è possibile, io chiederei di mandare, si tratta solo di 5-6 minuti, il video che è presente su YouTube di presentazione dell'iniziativa e ovviamente avrei dovuto farlo subito e non l'ho fatto. Mi presento, sono Giuseppe Noto, Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici e ci tengo anche a dirlo, professore di Filologia Linguistica Romanza, che è una disciplina, ahimè, spesso bistrattata. Allora, quando è possibile, ne facciamo un po' uno spot. Se è possibile, prima di. Grazie. In questo anno così denso di proposte dantesche, abbiamo pensato di dedicarne una in particolare al rapporto tra Dante e il pensiero scientifico. Pensiero scientifico del suo tempo, dei tempi successivi, fino alla nostra contemporaneità. Dante, il tempo e lo spazio, appunto, che doveva essere in origine un convegno di studi. La pandemia poi ci ha obbligati a ripensare tutto e forse almeno in questo caso non è un male, perché speriamo che la formula che abbiamo immaginato e che sono qui a descrivervi possa servire a coinvolgere persone che normalmente non si fanno coinvolgere da convegni, congressi, eccetera. E pensiamo soprattutto, ma non solo, agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie. E dunque, l'Università di Torino, per il tramite di alcuni suoi dipartimenti, Dipartimento di Scienze della Terra, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Informatica, e il Politecnico di Torino, e ancora l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e Infinito Planetario di Torino, collaborando con il Liceo Gioberti di Torino, con Thales Alenia Space Leonardo e con l'Università degli Studi di Bergamo, si propongono
di far dialogare, di far interagire tra di loro ambiti di studio differenti e che spesso non si parlano e quando si parlano non si capiscono, in modo da mettere in proficuo collegamento il mondo delle cosiddette scienze dure e il mondo delle cosiddette humanities, degli studi umanistici. Ecco dunque le iniziative che abbiamo messo in cantiere e che vi descriverò brevemente. Il 30 settembre 2021 alle 18 in diretta streaming sul canale YouTube del Planetario di Torino Infinito discuteranno tra di loro Walter Cugno di Thales Alenia Space, Attilio Ferrari, professore emerito di astrofisica dell'Università di Torino, e Piero Boitani, professore emerito di letterature comparate alla Sapienza Università di Roma. Discuteranno, in qualche modo un po' anche aizzati da me, Giuseppe Noto, professore di filologia linguistica romanza presso l'Università di Torino, discuteranno, dicevo, di un tema affascinante, i viaggi di Ulisse nello spazio e nel tempo. Ogigia 701 avanti Cristo, Colonne d'Ercole 1301, Baikonur 1961, Giove e oltre 2001. E poi ancora un altro dialogo, questa volta a due voci. Il 12 novembre 2021 alle 10, presso l'Aula Magna del Liceo Vincenzo Gioberti di Torino, per alcune classi del liceo stesso, e in streaming sia sulla piattaforma GoToMeeting sia sul canale YouTube del liceo appunto Gioberti di Torino, un dialogo tra Luca Callegaro, ricercatore INRIM, e Calogero Giorgio Priolo, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, un dialogo, dicevo, su che credono col suo intelletto potere misurare letterati, scienziati e l'inferno di Dante, e vedrete che si scopriranno cose interessanti. Questi due incontri saranno accompagnati da una sorta di costellazione, per così dire, di quelle che scherzosamente abbiamo chiamato videopillole, cioè di brevi interventi video della durata di 8-10 minuti circa, pubblicati sul canale YouTube dell'iniziativa Dante il Tempo e lo Spazio, a partire dal 23 luglio. Ve li elenco brevemente, sapendo però che potrebbero esserci in coda, non un cauda veneno, non il veleno, anzi, ma delle sorprese che potrebbero anche arrivare. Però questo è quello che per il momento è calendarizzato. Il 23 luglio 2021, Giuseppe Noto, Università di Torino, Dante, il tempo e lo spazio. 23 settembre 2021, Luca Callegaro, INRIM, la misura dell'inferno. E poi ancora il 7 ottobre 2021, Felice Cardone dell'Università di Torino, dai palazzi della memoria al calcolo parallelo. Il 21 ottobre 2021 è la volta del Politecnico di Torino, Giancarlo Genta del Politecnico ci parlerà di Dante e la cosmologia medievale. Il 4 novembre 2021 un gruppo di studiosi di Infinito, il Planetario di Torino, Simona Romaniello, Marco Brusa, Emanuele Balboni, Roberta Boccomino, Attilio Ferrari, con un intervento su Il cielo di Dante. Il 18 di novembre 2021, Sperello di Serego Alighieri, astrofisico e discendente di Dante, con l'universo illimitato ma finito di Dante. Il 2 dicembre 2021, Paolo Furia dell'Università di Torino, La commedia tra geografia reale e immaginaria. Il 16 dicembre 2021, Calogero Giorgio Priolo dell'Università di Torino, La geografia di Dante attraverso i suoi commentatori. E poi, come vi dicevo, in coda potrebbero esserci anche delle altre sorprese, sempre sul canale YouTube dell'iniziativa Dante, il tempo e lo spazio, con ovviamente il dovuto rilancio, come oggi si dice, sui principali social network. Buona fortuna a noi che ci stiamo provando.
era doveroso, oltre che necessario, contestualizzare questo incontro, però non voglio rubare ovviamente ancora tempo. Se qualcuno ha bisogno di contattarmi, gli indirizzi email dell'università sono tutti uguali, nome.cognome, quindi giuseppe.notounito.it, e per avere tutte le informazioni del caso, io direi che proprio senza por tempo in mezzo, passerei la parola per il primo giro, il primo intervento, a Piero Boitani, che ovviamente non ha bisogno di nessuna presentazione, tantomeno da parte mia, se non quella, come dire, di chi dice che è veramente contento e onorato della sua presenza, e quindi gli lascio immediatamente la parola. Grazie, Piero. Forse non c'è l'audio. Perché l'avevo spento naturalmente. Eccoci, adesso sono gli incidenti del non mestiere. Dunque, l'argomento della mia parte di intervento sono i viaggi, diciamo, di Ulisse dal 701 a.C. al 1301 della nostra era, quindi sono circa 2000 anni e bisogna correre perché di viaggi ne fa tanti. Ne fa tantissimi, sia nello spazio che nel tempo, appunto. Io l'ho diviso in due: un primo periodo, diciamo, nel tempo che va dal 701 al 31 dopo Cristo, e poi un altro che va dal 31 al 1301. Tutti questi uno, incidentalmente, sono stati creati artificiosamente sul modello del 2001, sul quale Kubrick aveva inventato l'Odissea nello spazio, girata e distribuita nel 1968, quando il 2001 sembrava una cosa che ancora mancavano 50 anni perché venisse. Dunque, i viaggi di Ulisse. Allora, bisogna risalire appunto all'VIII secolo a.C., circa, quando l'Odissea è stata composta o assemblata, come oggi si direbbe. E come data simbolica 701 va bene, probabilmente un pochino più antica. Abbiamo documenti figurativi già del VIII secolo a.C. con scene dell'Odissea, per esempio l'accecamento di Polifemo. Dunque, Ulisse gira, è un giramondo. Nell'Odissea parte da Ogigia. Non sappiamo dove si trovi Ogigia, ma Omero dice all'estremo del mondo, a uno degli estremi del mondo, per tornare a Itaca, che non è esattamente centrale nel mondo greco, è un'isoletta che si trova sulla costa nord-occidentale della Grecia. Non sappiamo neppure dove fosse l'Itaca originaria, ma diamo per scontato che è quella di oggi. Non lo è probabilmente, ma diciamo che lo è. Per seguire il viaggio. Naturalmente il viaggio comincia molto prima, come sapete, comincia a Troia, cioè sulle sponde dell'Asia Minore, diciamo, da lì attraversa tutto il Mediterraneo, attraversa una serie di tempeste, e finisce dopo Scilla e Cariddi, naufrago, solo, nudo, e senza uomini, sull'isola di Calipso. Calipso vuol dire la nasconditrice, la figlia di Atlante, presso la quale rimane 7 anni. Quindi, quando si dice che Ulisse viaggia tanto, in realtà ha viaggiato relativamente poco, perché dei famosi 10 anni per tornare a casa, 7 li ha passati da Calipso e uno da Circe, con belle donne, a divertirsi o a subirle. Quindi, dei 10 anni, soltanto 2 sono stati di viaggio. Viaggio sulla terra, ma naturalmente. Sapete anche che nell'Odissea è contemplato un viaggio all'Ade, che per noi è l'altro mondo, ma per loro era un posto abbastanza preciso, che si trovava ai margini dell'oceano, il fiume che circonda la Terra, e poi in prospettiva i viaggi nello spazio di Ulisse si proiettano addirittura al di fuori di quel mondo, non sappiamo esattamente dove, perché nella profezia di Tiresia, che appunto Tiresia gli dà all'Ade e che poi lui ripete a Penelope la notte della riunione, diciamo, la prospettiva è quella di un viaggio fino a che lui non avrà trovato col remo in spalla,
fino a che lui non ha trovato un paese che non conosce il mare, che non conosce le navi, eccetera. Mi sono sempre chiesto quale potesse essere per un greco dell'VIII secolo a.C. il paese che non conosce il mare, visto che la Grecia e la civiltà greca sono fondate sul mare. Il viaggio nel tempo dall'VIII secolo a.C. fino, diciamo, al 31 e oltre, naturalmente, è un viaggio che attraversa le civiltà. Ulisse non è mai dimenticato, è un personaggio continua a abitare i sogni, le fantasie degli uomini. Pensate che in epoca romana, per esempio, in epoca imperiale romana, è talmente famoso che ne troviamo una quantità infinita di rappresentazioni, sia a Villa Adriana, per esempio, anche in case private, oppure nella villa di Tiberio Sperloga, il famoso gruppo appunto di Polifemo. C'è una cosa significativa, io credo, per il rapporto con la scienza, e cioè che Ulisse nell'Odissea guarda le stelle. Nel momento in cui sulla zattera parte per raggiungere Itaca, poi non raggiungerà Itaca ma Scheria, il paese dei Feaci, a causa delle tempeste che Poseidone gli scaglia contro, Ulisse, come istruito da Calipso, si orienta guardando le stelle. È un momento emozionante per noi che abbiamo navigato seguendo le stelle per secoli o millenni, ma è la prima volta che lo vediamo in letteratura, e si orienta tra l'altro sull'orsa maggiore, come facevano i greci a quell'epoca, non sull'orsa minore. Quell'orsa minore arriverà tra un secolo e mezzo circa, dalla Fenicia alla Grecia. Quindi c'è questo momento in cui osserva le stelle, e i versi che descrivono questa osservazione delle stelle sono esattamente gli stessi di un brano dell'Iliade, e cioè il brano che descrive lo scudo, la parte centrale dello scudo di Achille, che rappresenta l'universo. Quindi c'è una sorta di richiamo a questo, al cosmo arcaico, che però è anche ancora il nostro sostanzialmente, che Ulisse contempla non da meditatore, per così dire, non da contemplatore, ma da tecnico. Gli serve per orientarsi e per arrivare a casa, poi che non arrivi è un altro discorso. Dunque, dicevo, 31, il 31 dopo Cristo, l'ho messo lì, è un anno dell'impero di Tiberio, e Tiberio è un affezionato ammiratore di Ulisse pour cause, perché lui che è un discendente di una famiglia che viene dal figlio che Ulisse ha avuto con Circe, secondo la leggenda. Per cui lui può reclamare, diciamo così, politicamente, discendenza diretta, in quanto il padre era tale, da Ulisse, e discendenza indiretta, perché è stato adottato da Augusto, dalla gens Iulia, quindi da Enea. Perciò le due parti dell'impero, quella orientale, Ulisse, quella occidentale, Enea, e Tiberio sfrutta queste due discendenze molto bene, come proprio pubblicità politica, per così dire, come si vede a Sperlonga. Dal 31 d.C. si attraversa il Medioevo, e noi generalmente pensiamo che il Medioevo sia un periodo buio, oscuro, dove la classicità è dimenticata, eccetera. In parte questo è vero, la classicità, c'è stato un tracollo enorme nel V secolo d.C., però si trovano rappresentazioni di Ulisse, per esempio, sulle colonne dell'abbazia di Vézelay in Francia, insieme alle sirene, e tante altre rappresentazioni, per esempio in Germania, addirittura negli androni delle chiese dell'abbazia di Corbeil. Poi c'è una singolare opera che si chiama Uilix Mac Lertish, cioè un'opera irlandese scritta in gaelico del XIII secolo, che sarebbero i vagabondaggi di Ulisse.
dove è abbastanza in prosa, abbastanza singolare, perché la leggenda, le leggende di Ulisse vengono tradotte appunto in gaelico, e i due rami mitologici, per così dire, messi assieme, per cui invece di Polifemo c'è un altro gigante, eccetera. La scena finale è il riconoscimento con Penelope, ma attraverso un cane che sembra quasi dai colori la bandiera irlandese futura, insomma, che mescola assieme i due tipi di leggenda. Questo per dire che Joyce, dunque, nel 1922 non è il primo irlandese a occuparsi di Ulisse. E infine si arriva al 1301, diciamo simbolicamente, alla composizione del canto 26esimo dell'Inferno, e non solo quello, ma anche Purgatorio 19, cioè il sogno della sirena, che dice che ha incantato Ulisse fino a deviarlo, cosa non vera, come sappiamo, nella leggenda originaria. Quello che diventa adesso Ulisse, avendo viaggiato attraverso il tempo e lo spazio, è più precisamente l'esploratore del mondo. Questo è chiarissimo con Dante: da Ulisse vuole avere esperienza del mondo, è un'anticipazione di quello che l'Occidente sentirà e farà da partire dalla seconda metà del secolo successivo, del 400. E non è fantasia, perché gli esploratori, alcuni degli esploratori più importanti della fine del XV secolo e del XVI secolo, avranno in mente proprio l'Ulisse di Dante. Per esempio Amerigo Vespucci, quando naviga per la prima volta nell'oceano, scrive: ah, ma io ho pensato allora al capitolo 26esimo del nostro Dante, quando finge la morte di Ulisse e dice che era un paese inesplorato, senza gente, eccetera. Ma non è vero, c'è un sacco di gente qua giù, cioè in America. E lo stesso nel secolo, nel 1500, lo spagnolo Pedro Sarmiento de Gamboa, citando Dante proprio, il grande poeta fiorentino, dice: lui era stato all'università a Sarmiento, cosa non frequente tra gli esploratori, dice nella sua Storia degli Inca, che è la prima grande storia di un popolo americano, indoamericano, dice: ma la Nuova Spagna è stata fondata da Ulisse, il quale, come dicono Strabone e Solino, dopo aver fondato Lisbona, ha attraversato la navigazione nell'oceano e Dante gli ha fatto scoprire il nuovo mondo. Quindi comincia una storia nuova, diciamo, nel Cinquecento, una storia che non finirà poi mai nella nostra esperienza, perché pensate che nel Ottocento, dopo che Tennyson avrà scritto il suo Ulisse, basato su Dante e su Omero, allora, non so, i navigatori, gli esploratori dell'Antartide, Shackleton e Scott, per esempio, avranno l'Ulisse di Tennyson, cioè in parte l'Ulisse di Dante e l'Ulisse di Omero, in testa mentre marciano sui ghiacci, e questo è poco più di un secolo fa. La spedizione a quale mi riferisco è 1911, quindi siamo vicinissimi. Dopodiché non poteva fare altro Kubrick che lanciare nel 68 appunto un'Odissea nello spazio, che è diciamo la tappa successiva nella storia dell'umanità. E qui direi che io mi fermi, perché sono arrivato a aprire al 2001, anche se è passato ormai, e ahimè, da 20 anni, però la strada è, diciamo, tracciata attraverso tutto lo spazio, quindi su tutta la Terra, diciamo, e attraverso il tempo, che comprende sostanzialmente tutta la nostra civiltà, dagli inizi fino a noi. Mi pare che non ti sento. Scusate, anche io, piccolo incidente di percorso.
Dicevo, veramente grazie a Piero Boitani che è riuscito in pochissimo tempo a farci fare un viaggio attraverso tutta la nostra cultura, arrivando appunto fino a Kubrick e a Odissea, a 2001 Odissea nello spazio. Allora, io ovviamente rimandiamo eventuali discussioni tra di noi o con chi è, può in chat porre questioni, magari alla fine. Adesso io passerei subito la parola ad Attilio Ferrari, che, come dicevo, rimarrà nel passato, ma in un passato un po' più recente, insomma, in un passato prossimo che si avvicina al presente. E dunque la parola ad Attilio Ferrari, prego. Mentre io mi allontano. Imposta dalle primitive tecniche marinare. Per le civiltà mediterranee dell'epoca di Dante, l'esplorazione del mondo aveva grandi limiti, che venivano simboleggiati nelle colonne d'Ercole, oltrepassare le quali, per curiosità e non guidati da un Virgilio, portò infatti Ulisse alla catastrofe. Si trattava in realtà di limiti imposti dalle primitive tecniche marinare, anche se navigatori audaci raccontavano di terre lontane in oceani vastissimi. Il vero e proprio passaggio oltre le colonne d'Ercole corrisponde al viaggio delle caravelle di Cristoforo Colombo, che portò nel 1492 alla scoperta delle Americhe, ma soprattutto diede la misura delle dimensioni della Terra, un mondo più grande di quanto allora accettato, essendosi dimenticate nel frattempo le ben precise misure di Eratostene dell'antica Grecia. Nei successivi secoli l'uomo ha esplorato e colonizzato buona parte della superficie terrestre. Poche sono oggi le aree ancora allo stato primitivo. Le nuove colonne d'Ercole da scavalcare sono perciò passate nella terza dimensione, le profondità del mare e le profondità dello spazio. Gli oceani sono oggi ancora una risorsa inestimabile per la pesca, ma non siamo riusciti a sfruttarli come ambiente dove vivere. Tuttavia, siamo stati in grado di costruire mezzi di immersione in grado di visitare le loro profondità. Le colonne d'Ercole sono state in quel caso l'enorme impressione a cui devono resistere quei vascelli. In un'immersione senza precedenti, il 23 gennaio 1960, il battiscafo Trieste raggiunse la profondità di 11 chilometri nella fossa delle Marianne nel Pacifico. Sul battiscafo erano presenti il tenente di vascello della Marina degli Stati Uniti Dan Walsh e lo scienziato francese Jacques Piccard. Furono sorpresi di trovare laggiù, nel fondo della fossa, particolari specie di strogliole e anche gamberetti. Secondo alcune teorie, i cammini vulcanici in quelle profondità potrebbero in effetti aver fornito le condizioni fisico-chimiche per l'origine delle prime forme elementari di vita. Forse siamo proprio partiti da laggiù e forse potremo cercare di tornarci per viverci. Nello stesso periodo e nello stesso spirito è iniziata la conquista dello spazio. Dante, nel suo viaggio ultraterreno, così descrive il volo della sfera verso la sfera della Luna, veloce come una freccia. Beatrice in suso e io in lei guardava, e forse intanto in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si dischiava, giunto mi video e mirabil cosa mi torse il viso a sé. E però quella cui non potea mia cura essere ascosa, volta per me si dieta come bella, drizza la mente in Dio canta la stella. Dante compie il suo volo per grazia divina. Nel mondo fisico le colonne d'Ercole per raggiungere lo spazio esterno sono poste dalla gravità terrestre, invece che alla grazia divina si deve ricorrere alla potenza dei razzi, Vostok e Saturno. Yuri Gagarin, lanciato sulla Vostok 1 da Baikonur il 12 aprile 1961, fu il primo uomo a mettersi in orbita a poche centinaia di chilometri dalla Terra.
La sua meraviglia è riportata in questa sua emozionante trasmissione radio. Il cielo è molto nero, la terra è azzurra, tutto può essere visto molto chiaramente. Era la prima volta che un uomo vedeva la terra nel suo insieme dal di fuori. La Vostokuno aveva portato una navicella in condizioni di caduta libera, equilibrando la gravità con la necessaria spinta centrifuga di circa 8 km al secondo. Avrebbe potuto rimanere lassù all'infinito, come oggi fa la stazione spaziale. L'uomo, in effetti, aveva trovato il modo di conquistare lo spazio oltre l'atmosfera. Ma la vera e propria liberazione completa della gravità terrestre, il volo al cielo della Luna, è stato compiuto dagli astronauti delle missioni Apollo, un programma lanciato da John Kennedy nel 1962 con queste parole: scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili, perché quell'obiettivo servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità, perché quella sfida è una sfida che siamo disposti ad accettare, una che non siamo disposti a rimandare e una che intendiamo vincere, e anche le altre. Parole che riecheggiano l'orazione picciola dell'Ulisse dantesco che propone di superare le prime mitologiche colonne. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ulisse verrà inghiottito dall'oceano per la sua temeraria follia. Anche Kennedy morirà prima di vedere il primo uomo sulla Luna. Ma Neil Armstrong, il 21 luglio 1969, poté dire da lassù: questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. La barriera della velocità di fuga di 11 km al secondo era stata superata e un sistema tecnologicamente audace aveva sbarcato l'equipaggio dell'Apollo 11 su un altro corpo celeste, riportandolo sano e salvo a terra. Le colonne che separavano l'umanità dal di fuori erano state oltrepassate. O meglio, era stato dimostrato che potevano essere oltrepassate con la nostra tecnologia. Anche se ancora oggi siamo agli inizi dell'utilizzo della conquista dello spazio, stiamo già pensando di stabilire basi sulla Luna e affrontare un viaggio umano verso Marte. Ma nuove colonne d'Ercole dobbiamo confrontare, rappresentate dall'ambiente fuori della Terra, alieno e devastante. Le radiazioni cosmiche rendono estremamente letale la permanenza umana senza opportune protezioni che ancora stiamo studiando di realizzare. Per questo abbiamo iniziato a esplorare lo spazio esterno, lontano dalla curva protettiva della Terra, con strumentazioni robotiche. Navicelle spaziali hanno già visitato molti dei pianeti del Sistema Solare. Ulysses è una sonda spaziale robotica sviluppata per lo studio del Sole e dell'eliosfera da un'orbita ad elevata inclinazione rispetto al piano dell'eclittica. La sonda Ulysses, lanciata nell'ottobre del 1990, ha permesso di osservare per la prima volta il Sole e il Sistema Solare dall'alto, dopo aver sfruttato un incontro con Giove per abbandonare il piano dell'eclittica attraverso una manovra di fionda gravitazionale. Sulla sonda ora muta era stato inciso proprio il messaggio dell'Ulisse dantesco: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Nel 1977 sono state lanciate due sonde robotiche, Voyager 1 e Voyager 2, per visitare i pianeti del Sistema Solare, sfruttando con le loro orbite un eccezionale allineamento planetario. Ecco le foto prese dai Voyager del sistema Terra-Luna, di Giove, di Saturno, di Urano, di Nettuno.
Faceva parte però del compito raggiungere e superare la cosiddetta eliopausa, il limite dell'eliosfera dove il vento solare si scontra con il mezzo interplanetario freddo e denso. Questo obiettivo è stato raggiunto nel 2012 dal Voyager 1 e nel 2018 dal Voyager 2. Grazie a segnali radio che impiegano oltre 22 ore per giungere a noi, abbiamo la possibilità di conoscere lo spazio oltre l'eliopausa anche senza andarci fisicamente. Il Voyager 1 sta viaggiando verso la costellazione del Cigno, dove incontrerà una stella fra 303.000 anni. La Voyager 1 nel 1990, avendo concluso l'esplorazione degli altri pianeti, su proposta dell'astrofisico Carl Sagan scattò una fotografia della Terra dalla distanza di 6 miliardi di chilometri. L'immagine della Terra rivelava un piccolo puntino blu nel buio dello spazio, il Pale Blue Dot, su cui così commentò Carl Sagan. Da questo distante punto di osservazione la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi è diverso, guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. La Terra è l'unico mondo conosciuto che ospiti la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare, sì, colonizzare non ancora. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che mai abbiamo conosciuto. Nello stesso periodo la Voyager 1 scattò le fotografie di tutti gli altri pianeti da quella vantaggiosa posizione. La loro combinazione prese il nome di ritratto di famiglie che riecheggia l'immagine mirabile del Dante astronauta. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere e vidi questo globo tal che io sorrisi del suo vil sembiante. E tutti e sette mi si dimostrarono quanto sono grandi e quanto sono veloci, come sono in distante riparo. La aiuola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve dai colli alle foci. Vorrei concludere questa storia delle nostre conquiste, oltre sempre più difficili, colonne d'Ercole, ricordando che l'universo ha quattro dimensioni, tre spaziali di cui abbiamo parlato finora e una temporale. Incredibilmente abbiamo imparato anche a leggere l'evoluzione temporale del nostro universo, abbiamo conquistato i tempi passati dell'universo. Telescopi più potenti da terra e dallo spazio scandagliano le profondità del cosmo e le immagini degli oggetti più lontani provengono da tempi remoti, prossimi all'inizio dell'espansione dell'universo prodotta dal Big Bang. Telescopi affondano nel tempo. E quando parlo di telescopi non intendo solo quelli che osservano onde elettromagnetiche, ma anche i telescopi neutrinici e i rivelatori di onde gravitazionali. Una difficile colonna d'Ercole che ci rimane da superare è proprio il Big Bang. Che cosa c'è al di là? Oltre al Big Bang esistono altri universi o esiste la ragione stessa che ha generato questo universo? Si tratta di argomenti della relatività aprono scenari incredibili. Da quelle equazioni escono le soluzioni dei cosiddetti cunicoli spazio-temporali, o i wormholes, che connetterebbero punti distanti dell'universo per mezzo delle deformazioni spazio-temporali, fornendo una scorciatoia che permetterebbe di battere la velocità della luce di un normale viaggio. Ed esistono cunicoli spazio-temporali interuniverso che collegherebbero invece il nostro universo ad altri differenti, se esistono.
e forse permetterebbero anche di viaggiare nel tempo, avanti e indietro. Al momento questi cunicoli sono risultati di analisi teoriche della teoria gravitazionale quantistica. Non abbiamo alcuna idea di quali navicelle potrebbero viaggiarci. Colonne d'Ercole lontane, ma certo non meno intriganti, forse dovremmo affrontare. Forse un giorno l'umanità raggiungerà la comprensione dell'intero universo e del multiverso dopo aver attraversato un numero infinito di colonne d'Ercole e aver conquistato spazio e tempo. Come Dante potrà dire, ficcarlo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e loro costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento che io vodo. Di nuovo, per non disturbare, avevo tolto l'audio. Dicevo, grazie veramente a Tilio Ferrari. Parleremo poi dopo delle suggestioni che questa tua relazione ci fornisce. Io adesso, prima di lasciare la parola a Walter Cugno, però rubo un minuto per dire una cosa, e cioè che sono veramente felice che Dante mi abbia permesso di entrare in relazione con tutti questi mondi così apparentemente lontani dal mio, di umanista. Quando con il mio Ateneo si è deciso di ricordare i 700 anni dalla morte di Dante, il mio primo pensiero è stato che Torino è la città del Politecnico, è la città dell'Inrim, è la città di Alenia, è la città del Planetario, cioè è una città che oltre all'università ha queste grandi istituzioni scientifiche, è la città dell'Inrim, dimenticavo, un'altra istituzione assolutamente fondamentale. Cioè è una città che permette davvero di mettere in relazione dei mondi diversi, e io devo dire, se non fosse stato per Dante non sarei mai entrato in relazione così profonda con tutti questi mondi. E da questo punto di vista mi fa molto piacere lasciare subito la parola a Walter Cugno, perché, come lui credo adesso ci racconterà, come dire, è vero che Thales è un acronimo, ma ovviamente, almeno se non ricordo male, Walter, poi tu me lo confermerai, ma ovviamente non può che farci venire in mente Talete, e cioè quel modello di intellettuale che, come dire, assommava in sé appunto competenze filosofiche, umanistiche e scientifiche, perché Talete chiaramente è stato anche un grande matematico, un grande astronomo, oltre che un grande filosofo. Quindi, senza rubare ancora tempo, cedo subito la parola a Walter Cugno di appunto Thales Alenia Space, che ci porta, che continuerà questo viaggio, come dicevo, come dire, forse ci farà sognare o sognerà lui sul futuro. A te la parola, Walter. Grazie, mi sentite? Sì? Grazie per l'introduzione. Diventa difficile perché anche il passato, come raccontava Piero, o il passato più recente, come raccontava Attilio, fa sognare, perché è dal passato che noi costruiamo il presente, dal presente costruiremo il futuro, perché è lì questi sogni che noi cerchiamo di realizzare. La conclusione di Attilio è stata fantastica, perché è quella che ci permette di credere che dove potremmo andare come umanità nell'esplorare l'universo, e ci fa capire quanto siamo distanti dalle possibilità teoriche alle realizzazioni pratiche che vengono implementate in campo spaziale per piano piano portare l'uomo a muoversi nello spazio, che visto nella sua interezza dell'universo, 13 miliardi di anni luce, di espansione, eccetera,
13 miliardi di anni di espansione, eccetera, quando noi parliamo di viaggi oggi difficilissimi in un ambiente così ostile di 80-100 milioni di chilometri o ancora meno 400 mila chilometri per portare l'uomo sulla Luna e poi in futuro su Marte, quando poi abbiamo le nostre sonde che al momento le Voyager sono quelle che sono quelle più lontane che hanno lasciato il sistema solare, passando quelle che per alcuni anche a livello tecnico nelle agenzie eccetera considera le altre colonne d'Ercole e Attilio che sono Nettuno, no? Che è considerato la barriera fisica come colonne d'Ercole rapportate alle colonne d'Ercole dell'antichità, quindi Voyager hanno passato questo limite e Horizon recentemente, un'altra sonda della NASA, è arrivata su Nettuno e l'ha passato. Quindi ancora piccolissime cose rispetto a quello che, come mostrava Attilio, sono le possibilità e quello che veramente saranno le implicazioni, se riusciremo mai a applicare e rendere reali le possibilità che la fisica quantistica offre in termini di relazione pratica per poter effettivamente poi entrare in simbiosi e nell'esplorazione vera dell'universo. Non mi dilungo nell'introduzione, inizio il viaggio da dove è finito Attilio, da quello che è il post Apollo e che è la... Adesso condivido la Stazione Spaziale Internazionale e prego Emanuele, prima che io condivida il video, di mandare in onda il video iniziale della presentazione. Grazie. Questo video che intende ispirare è stato creato da degli ingegneri, che è strano che gli ingegneri possano avere queste emotività che portano a trasformare in un video i messaggi che sono la chiave della motivazione per esplorare. E racchiude tutto quello che è l'obiettivo del futuro prossimo, quindi il ritorno alla Luna e Marte. Questi sono gli obiettivi che vedranno impegnata l'umanità dal punto di vista tecnologico in questo secolo. Ora condivido lo schermo. Riuscite a vederlo? È visibile? Ancora no. Allora, dovrebbe essere visibile. Un minuto così sarebbe fatale in un viaggio spaziale, credo. Ci lasci le penne. Appunto, per fortuna siamo sul pianeta Terra. È sempre difficile, perché è un video molto... Allora. È sparito tutto qua.
Probabilmente, Emanuele, io sono bloccato sulla condivisione. E ho perso anche il... Mamma mia. Ok, è ritornato il controllo. Dovrebbe essere visibile. Non si vede, ma abbiamo il backup se serve. Allora è meglio che, se no ci passiamo, che qui abbiamo fatto tutte le operazioni. No. È sciarrato. È disattivato. Lo dica Emanuele. Sì. Non so se Emanuele mi sente, ma io ho lo sharing disattivato. Non importa, condividiamo noi. Ok, scusate. Devi andare alla chart numero 3, per cortesia. Beh, intanto io ci parlo sopra e poi quando arrivano le immagini che... Ah, eccole qua. Grazie. Vai sulla 3. Dopo. Quella successiva, grazie. Ok, qui... Ripartiamo dall'esplorazione, riparte dalla Stazione Spaziale Internazionale, che è stato il programma chiave dopo i programmi Apollo, dopo le missioni lunari che purtroppo non sono andate avanti per lungo tempo. Ripartiamo tutto il piano dell'esplorazione della Stazione Spaziale Internazionale. Un laboratorio enorme di 400 tonnellate in orbita a 400 km intorno alla Terra, dove operano circa 18 nazioni, dove l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, avendone costruito circa il 50% di tutta la parte abitativa. Vai pure avanti, grazie. Vai. Ecco, questo è tutto il contributo italiano che è diventato importante per lanciare l'Italia, e soprattutto Torino, perché tutto questo è stato fatto a Torino, quindi con un network di istituzionale, di piccole e medie imprese, l'università, il Politecnico, istituti di ricerca, eccetera, che hanno permesso alla nostra azienda di diventare protagonista dell'esplorazione spaziale con l'uomo e anche, come vedremo successivamente, robotica. Vai pure avanti. Ecco, questo è un filmato che fa vedere che come, grazie alla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo imparato a operare non solo con l'uomo, che è molto importante, questi sono moduli nostri, la cupola e il nodo 3, Tranquility, abbiamo imparato a operare con sistemi robotizzati che via via, nei prossimi anni, sui quali già ci si sta impegnando sempre più, verranno abbinate a sistemi con l'intelligenza artificiale per rendere questi sistemi sempre più autonomi e permettere di poter costruire grandi strutture con sistemi robotici sia in orbita sia sui corpi extraterrestri, a cominciare dalla Luna, sia in futuro su Marte,
dove l'uomo effettivamente non può arrivare da solo e ha bisogno, per queste grosse infrastrutture, questi grossi sistemi, dell'ausilio di sistemi robotici e sempre più abbinati all'intelligenza artificiale. La stazione internazionale è stato il laboratorio base per capire questi aspetti, per capire l'impatto dell'uomo, la capacità dell'uomo di operare e per sviluppare e cominciare a studiare le tecnologie che ci permetteranno nei prossimi anni di tornare sulla Luna e successivamente a ritornare su Marte. L'aspetto delle radiazioni, che è stato menzionato da Tiglio prima, è una colonna d'Ercole. Come proteggerci dalle radiazioni durante i voli non è ancora stato il modo di proteggere non è ancora stato trovato. Se il giorno che arriveremo sulle superfici sia della Luna o di Marte, si potranno sfruttare strutture sotterranee per poterci creare una protezione, ma sarà comunque molto complesso arrivare a costruire questi sistemi. Questa è la cupola rappresenta anche per il futuro un sistema fondamentale, perché la multidisciplinarità dello spazio passa attraverso discipline che sono sia quelle tecnologiche, sia quelle scientifiche, sia quelle umanistiche, sia che passano attraverso la filosofia, perché è importante non solo essere pensarla come degli ingegneri quando si vola nello spazio, e con il supporto importante degli psicologi, perché come vedremo in seguito, un conto è essere vicino alla Terra, un conto allontanarsi sempre di più da quella che è il luogo dove uno è cresciuto, dove uno è nato. Andrei avanti, e quindi il fatto di avere questa tecnologia nel nostro paese ci permetterà in futuro di avere e di proporre dei sistemi abitativi per gli astronauti con queste caratteristiche, per poterli aiutare anche a non sentirsi chiusi in ambienti estremamente complessi e diciamo dal punto di vista psicologico molto difficili. Post della Stazione Spaziale Internazionale, che fa parte dell'esplorazione, un attimo indietro, troppo veloce. Ecco, il post della Stazione Spaziale sono un cambio di paradigma dell'esplorazione dello spazio che passa da un utilizzo sotto le direttive e il controllo degli enti governativi, fino alla Stazione Spaziale Internazionale, al proporre delle strutture, delle infrastrutture e delle tecnologie che sono in mano di società private. Questo è il post Stazione Spaziale Internazionale per le attività in orbita bassa e per preparare anche i veicoli che saranno in grado di andare verso la Luna, verso lo spazio profondo. E quindi tutta una serie, la prima in alto a sinistra, l'Action Space Station, è una realtà che stiamo costruendo, noi siamo fortemente coinvolti, vedrà i primi moduli a partire dal 2024, lavoreranno in CPO, utilizzeranno le risorse della Stazione Spaziale Internazionale, via via saranno resi indipendenti, e quando nella fine di questo decennio la stazione verrà dismessa, questa stazione opererà in modo indipendente con dei veicoli privati, vediti SpaceX o altri operatori che si stanno proponendo sul mercato, in grado di portare degli astronauti non più governativi ma anch'essi privati. In basso un altro studio di un'altra potenziale stazione commerciale che è in via di finanziamento sempre privata, a cui noi partecipiamo, e che opererà anch'essa in orbita bassa, ma che ha degli scopi un po' diversi, perché da questa l'intenzione di questa società è di preparare i veicoli che poi saranno in grado di andare verso Marte, verso lo spazio profondo. In basso a destra il velivolo, e sono i velivoli che prenderanno piede robotici, questo è robotico, per poter operare in orbita bassa c'è bisogno di accedere in maniera rapida e a basso costo nello spazio, portare materiale e riportarlo a terra, e
e non avere e poter operare anche in maniera non con l'uomo a bordo, che rende i sistemi molto complessi, e come in questo caso completamente robotico, in grado di atterrare a terra. Questo sistema è fatto in Italia fondamentalmente da noi come Thales Alenia Space e da Avio. Quindi l'Italia, oltre ad avere le tecnologie per primeggiare nelle infrastrutture orbitali abitate, anche le tecnologie per i sistemi di rientro. Vai pure avanti, grazie. Ora, dopo l'orbita bassa è stato deciso che ritornare in tempi brevi sulla Luna per rimanerci in maniera definitiva, in maniera sostenibile, e per poterla esplorare e poterla sfruttare. È stata una decisione presa dagli americani, in questo caso sotto la presidenza Trump nel 2017, che ha cambiato l'impostazione che le grandi potenze spaziali avevano dato al post o all'evoluzione dell'esplorazione, che era di costruire, che prevedeva la costruzione di una stazione in orbita cislunare, ma non per tornare sulla Luna, ma per preparare le missioni su Marte. E in alcuni studi essa stessa diventava poi il velivolo in grado di portarci su Marte. La decisione del 2017 ha cambiato, ha deviato l'obiettivo immediato da Marte a un ritorno sulla Luna, pur mantenendo Marte, una missione umana su Marte, come l'obiettivo finale. Da qui, andiamo pure avanti. Da qui, questa è la dichiarazione del presidente Trump, che chiaramente indica come l'obiettivo di rimanere, che è quello di rimanere sulla Luna, praticamente sfruttarne le risorse, studiarne dal punto di vista scientifico e di preparare, imparare a utilizzare le risorse esistenti in loco e preparare le future missioni su Marte e provare le tecnologie che saranno utilizzate per andare su Marte. Next, la prossima, grazie. Questa è il piano, quella che è chiamata la Global Exploration Roadmap, che è condivisa da tutte le maggiori agenzie internazionali, dalla NASA americana, dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'ASI stessa, l'Agenzia Spaziale Italiana è coinvolta, giapponesi, russi e canadesi, eccetera. Tutte le maggiori agenzie sono coinvolte e prevede appunto il ritorno sulla Luna e da lì preparare le missioni su Marte, che sicuramente richiederanno più di un decennio, se non un ventennio, per poter essere pronte quando saranno risolti i problemi tecnologici fondamentali per poter portare l'uomo su Marte e riportarlo a casa sano e salvo. La prossima, grazie. La prossima. Ok, sì, possiamo andare avanti. Ora, sulla Luna si ritorna in una serie di step, di passi sequenziali, sviluppando in parallelo tutto quanto serve per compiere poi ogni passo. Il primo è di costruire una stazione lunare, in orbita lunare, che sarà la base per poi sostenere le operazioni sulla Luna e il trasporto degli astronauti sulla Luna. La seconda è atterrare sulla Luna. La terza è cominciare a costruire, nella seconda fase, di atterrare e costruire tutte le infrastrutture necessarie per vivere, dalla produzione di energia, ai sistemi di abitabilità, alla capacità di avere infrastrutture per lo sfruttamento delle risorse, eccetera. E la terza è quella di rimanere per un lungo periodo, operare e eventualmente anche dare opportunità a operatori privati di sfruttarlo, di iniziare uno sfruttamento anche economico delle risorse o di quello che riusciremo a ottenere dalle risorse presenti sulla Luna. Prossima, grazie. Ecco, questa è una sintesi di quello che ho cercato di, in maniera rapida, di descrivere, che porta
a uno sfruttamento e a mantenere una presenza costante in orbita bassa e preparare tutti i viaggi sulla Luna e poi su Marte. Sulla prossima vediamo cosa serve per arrivare a questi obiettivi. Ora, la Luna è stata scelta perché comunque c'è una forte pressione anche della comunità scientifica per ritornare e utilizzarla come studio per quello che è le origini del sistema solare. C'è opportunità di utilizzarla come osservatorio astrofisico sfruttando la parte scura, ci sono progetti in questo senso. La prossima ha delle risorse in situ, la regolite è una, ma il fatto che ci sia la previsione anche della presenza dell'acqua ai poli, e infatti l'obiettivo della prima base è sul polo, e perché l'acqua può essere sfruttata per, come potete immaginare, per mille applicazioni, tra le quali il combustibile e poi per la sopravvivenza stessa dell'uomo. Due, viene utilizzata la Luna, come anticipato, per validare le capacità e le tecnologie per poi andare su Marte e soprattutto studiare come proteggerci dalle radiazioni. E infine è una destinazione vicino alla Terra dove cominciare a imparare a colonizzare i pianeti esterni, i corpi celesti esterni alla Terra, e anche cominciare ad aprire quella che nella space economy è comunque tutta un'opportunità commerciale che deriva dalle tecnologie che si vengono sviluppate, ma anche dallo sfruttamento delle risorse. Prossima, grazie. Ora, la Luna è un ambiente estremamente ostile, ha una gravità che è un sesto di quello terrestre, temperature molto fredde e molto calde, escursioni termiche sì, più che significative, c'è il problema delle radiazioni, non c'è campo magnetico, esistono delle io adesso non vedo, esistono le potenzialità di sfruttarne le risorse, e comunque di imparare a vivere in un ambiente così ostile è fondamentale se l'uomo vuole continuare a esplorare e a muoversi nell'universo. Grazie, alla prossima. Ora, il programma che porterà l'uomo sulla Luna è stato chiamato Artemis, che deriva dal nome greco di Artemide, della Luna crescente, sorella gemella di Apollo. Questa è stata pensata, questo nome, in questo gli americani sono molto bravi, è stata data da loro il nome di Artemis a tutta la missione, e la missione parte, è divisa dallo sviluppo di quella che è la stazione orbitale, come vedremo successivamente, sistemi di trasporto fino alla stazione orbitale intorno alla Luna, sistemi di trasporto fino alla superficie della Luna e tutti i sistemi di infrastrutture presenti sulla superficie e sulla Luna necessarie poi per viverci e operare. La prossima, grazie. Quindi, come ho detto, servono dei sistemi di lancio nuovi, più potenti e derivati da quello che era il lanciatore del programma Apollo e Saturno. Serve una navicella per il trasporto dell'uomo, serve un avamposto lunare che è il Gateway, che è la stazione cislunare, serve un sistema di atterraggio sulla Luna sia per l'uomo sia per i sistemi cargo, per portare materiale, e servirà successivamente un campo base oggi previsto nel polo sud lunare che si è cominciato ad esplorare per prepararne proprio poi lo sviluppo di un campo base, di una vera e propria base lunare. Prossimo, grazie. Questo è il lanciatore della NASA, quello nuovo che sostituisce Saturno, volerà per la prima, doveva volare adesso a novembre, con la missione Artemis 1, volerà a inizio del prossimo anno, perché le problematiche tecnologiche da risolvere non sono poche, e a questo, diversamente dal passato, dove solo veicoli governativi erano disponibili per portare l'uomo o materiale nello spazio, si affiancano i nuovi player, come si dice in gergo, che come
che hanno sviluppato dei sistemi potentissimi in grado di supportare queste missioni. Da una parte abbiamo il Falcon Heavy di SpaceX, che sarà in grado di portare fino a 64 tonnellate di materiale, considerate che lo Space Shuttle ne portava 15 in orbita bassa e fino a 17 tonnellate in orbita lunare. La United Launch Alliance, composta da Lockheed Martin e Boeing, ha sviluppato il Vulcan Centaur, che può portare a 27 tonnellate, o il New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos, che tutti avrete letto sui giornali la sfida tra Elon Musk e Jeff Bezos, che sarà in grado di portare fino a 45 tonnellate, che è fondamentale per ridurre il costo del trasporto di materiale o anche l'uomo sulla Luna, che oggi è stimato sul milione di dollari al chilo. Questa è la capsula Orion, che, di cui noi siamo parte dello sviluppo come Europa, che è tutta la parte della capsula in sé, che è americana, ma la parte che serve a fare da motore e da controllo della capsula, che è la parte inferiore, è fatta in Europa ed è fatta fondamentalmente al 60% tra Airbus Germania e noi di Thales Alenia Space di Torino. Prossima. Questo sistema di trasporto è derivato dal concetto di Apollo, quindi non è che ci sia nulla di nuovo dal punto di vista tecnologico. Chiaramente con lo sviluppo tecnologico nell'avionica e nei materiali nei sistemi di propulsione si è in grado di portare fino a 6 astronauti, 4 nelle prime missioni. È molto più grande, 2,5 volte la capsula Apollo, e sarà in grado di far sopravvivere l'uomo più a lungo, in quanto grazie ai sistemi che porta a bordo può alleviare lo sviluppo di sistemi analoghi sulla stazione orbitale intorno alla Luna, complementandone le funzioni e permetterne poi la sopravvivenza degli astronauti senza appesantire o complicare troppo i sistemi della stazione orbitale, la quale, andiamo pure avanti, ecco, prima di andare avanti ricordo solo che questo programma, le prime tre missioni sono le fondamentali, che dall'1 al 3 c'è il cammino che riporterà l'uomo, anzi la prima donna, a mettere piede sulla Luna. La prima missione Artemis 1 era prevista a novembre, come ho detto prima, adesso è prevista all'inizio del 2022. La seconda e andrà solamente senza equipaggio in orbita intorno alla Terra per provarne i sistemi. Artemis 2 invece andrà in orbita lunare e avrà degli astronauti a bordo e volerà nel 2022, e Artemis 3 è quella che riporterà l'uomo sulla Luna nel 2024. Questa è diciamo è il piano. Personalmente sono convinto che il 2024 diventerà il 2025, perché la complessità di tutta la missione è e deve fare affidamento anche di sistemi che oggi non sono in via di sviluppo, perché per poter portare l'uomo sulla Luna deve poter attraccare la stazione intorno alla Luna, deve avere un altro veicolo che porterà dei 4 astronauti che vanno alla stazione, 2 rimarranno sulla stazione, 2 attraverso il velivolo, che è lo Human Landing System, andranno sulla Luna. Ora, tutto questo sistema è tutto in sviluppo, è estremamente complesso, e il 2024 è domani. Andiamo pure avanti. Questo l'ho anche detto, l'Orion è il sistema fondamentale per portare l'uomo intorno alla Luna. È nato come sistema fondamentale, oggi si stanno affacciando sul panorama dell'offerta per andare sulla Luna, e lo vedremo più avanti, anche operatori privati che stanno sviluppando velivoli in grado di portare a loro volta astronauti, che sono SpaceX e fondamentalmente Blue Origin, e vedremo dopo i loro velivoli. Andiamo pure avanti. Ecco, parlavo del Gateway, avremmo la prima fase del Gateway, che questa è la nuova stazione lunare, più piccola di quella attuale in orbita terrestre, non è
abitata permanentemente, non lo sarà, verrà abitata almeno per 30-40 giorni all'anno per missione, almeno al momento, e inizialmente avrà due moduli fondamentali, che sono una parte abitativa e una parte di risorse per la stazione e per garantire poi la sopravvivenza delle sonde che attraccheranno almeno nel primo periodo, e avrà poi anche il sistema di trasporto dalla stazione alla Luna e ritorno. Questa, a cui noi anche come Italia partecipiamo nella parte dello sviluppo del modulo abitativo, interamente americana, come in questa prima fase, dovrebbe essere operativa a partire dal 2024. Andiamo avanti. Questa è come la configurazione della stazione del gateway lunare, quando sarà completata, almeno a oggi, perché comunque ha la possibilità di crescere, ma questa è la configurazione minima prevista per il supporto di tutta la missione Artemis. E a questi primi moduli americani verranno complementati da altri due moduli europei, che si chiamano l'ESPRI e l'International Habitation Module, entrambi fatti sotto la PrimeShip, sotto il controllo a livello europeo della Thalassian Space, e in modo particolare di Torino, per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, che è il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea a tutta la missione Artemis, è uno dei contributi, il principale insieme a Orion, ed è il contributo che permetterà di ottenere, visto che l'Europa non ha un accesso autonomo di trasporto umano, permetterà di compensare il contributo con dei voli che la NASA offrirà per portare astronauti o anche esperimenti o tecnologie europee sulla Luna. Andiamo avanti. Bandierine italiane sono significative. Andiamo pure avanti. Dovrebbe esserci un... No, avanti. Ecco, questi sono i sistemi che stanno nascendo in parallelo agli sviluppi governativi. Chi ha seguito le notizie sui giornali, c'è SpaceX col suo Starship, che è veramente la realizzazione del sogno dell'uomo di partire e portare direttamente materiali e uomini sulla Luna. Sembra derivato dal romanzo di Giulio Verne, però è un'idea affascinante, la cui realizzazione è ancora tutta da dimostrare, però SpaceX ci crede e hanno dimostrato di saper realizzare quello che presentano. Blue Origin è un altro operatore privato, sempre un miliardario americano, che sta sviluppando dei sistemi di trasporto estremamente complessi e avanzati, che fa concorrenza a SpaceX e che si propone sul panorama poi della capacità di proporre sistemi capaci di trasportare materiali e uomini nello spazio profondo. L'ultimo a destra è il sistema di Dynetics, a cui noi partecipiamo, che è invece un sistema che più tradizionale da un certo punto di vista, con tecnologie più sicure, ma che al quale noi crediamo molto insieme a questo nostro partner americano, e che è in grado di portare uomini dalla stazione alla Luna e viceversa, e anche materiali. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti. Ecco, qui c'è un video che fa vedere come funziona questo veicolo. Che non parte. Niente. Parte adesso. Arriva. Ah, se non parte, salto all'altra. No, stanno lanciando loro. Non vorrei rubare ancora troppo tempo, ho già rubato tanto, Emanuele. Se non parte, possiamo passare a quella successiva. Va bene. Grazie. In
quella successiva si vede appena arriva la, eccolo qua, ecco quello che è la fase 2 che segue il ritorno sulla Luna, che è la costruzione dei sistemi abitabili, sistemi di mobilità, sistemi di sfruttamento delle risorse, sistemi di generazione dell'energia attraverso fuel cells, attraverso l'energia solare, attraverso l'energia nucleare, a cui la NASA sta puntando pesantemente. Hanno già un progetto per costruire una piccola centrale nucleare sulla Luna. Ora, ultimamente, durante una presentazione fatta anche all'interno dell'azienda, qualcuno ha parlato, mi ha risposto: bellissimo, sono dei grandi sogni. Non è vero, non sono sogni, perché tutte queste tecnologie, ci sono aziende come la nostra, ma anche altre, che già hanno i prodotti e saranno pronti in tempo utile per nella seconda decade seconda parte di questa decade, per dove che è previsto avere queste infrastrutture disponibili. Si sta lavorando appunto per progettarle, risolvere, sviluppare le tecnologie fondamentali ed essere pronti per la seconda parte di questa decade. La prossima, veramente si cercherà di sfruttare moltissimo la potenzialità della 3D printing e dell'utilizzo della regolite, che è disponibile ovunque sulla Luna, anche se è una dei problemi sulla Luna, essendo la regolite molto, molto, molto abrasiva. Così come il fatto che sulla Luna si è molto esposto alle micrometeorite e alle radiazioni, un altro grosso problema che va risolto. Anche i moduli in orbita sono esposti, ma sulla Luna le probabilità di essere colpiti sono molto maggiori. Il cibo è un altro problema fondamentale da risolvere per poter andare in posti distanti, molto distanti dalla Terra. Quindi si stanno sviluppando delle greenhouse in grado di produrre cibo per il sostentamento degli astronauti, e per evitare comunque di avere dei voli cargo, un numero significativo di voli cargo verso la Luna. Noi, con un nostro partner americano, abbiamo sviluppato anche i cargo lunare derivati dai cargo che utilizziamo a rifornire la Stazione Spaziale Internazionale, e poi il cibo italiano è ambitissimo anche nello spazio. Però è importante poterlo produrre in loco, perché al costo di 1 milione al chilo, o anche meno, man mano che la tecnologia permetterà di ridurre i costi, comunque diventa estremamente impegnativo. E poi su Marte sarà ancora peggio. Si stanno studiando anche delle greenhouse orbitali derivate riutilizzando i serbatoi a liquido che vengono lasciati dai lanciatori che vengono usati normalmente, e sempre più avranno serbatoi a liquido, che invece di disperderli poi in atmosfera o lasciarli come detriti spaziali, potrebbero essere ricondizionati in orbita per farli diventare delle greenhouse. Andiamo pure avanti. Si vede un esperimento fatto dall'Europa con un'infrastruttura fatta a Torino in Antartide per produrre appunto della verdura. Si è prodotto dell'insalata, si è prodotto dei pomodori, si possono produrre molte verdure con un utilizzo quasi nullo dell'acqua, o con pochissima, veramente pochissima acqua. Queste sono tecnologie che hanno un riutilizzo a terra importante. Questi sono altri concetti per utilizzando regolite e sistemi che ti proteggono poi dalle radiazioni. Regolite è un ottimo schermo protettivo da questo punto di vista. Andiamo pure avanti. Di questo ne ho parlato, andiamo pure avanti. Tra l'altro, attualmente anche le industrie non spazio stanno entrando. Noi stiamo lavorando molto con Jeep, stiamo lavorando con aziende come Merlo di Cuneo, che fanno scavatori, stanno entrando nello spazio per proporre. Noi aiutiamo queste aziende a trasformare le loro tecnologie terrestri in tecnologie spaziali, in prodotti spaziali. Questo, siamo passati a Marte. Marte ha delle condizioni ambientali
da un punto, certo punto di vista ancora più impegnative rispetto alla Luna, e più la distanza effettivamente impedisce di poter pensare a non avere delle missioni completamente o molto autonome rispetto alla Terra. Quindi tutto il concetto della missione marziana umana è un concetto molto complesso che richiederà lo sviluppo di tecnologie adeguate, ma anche di sistemi, e di costruire via via un sistema che possa provvedere la massima autonomia per quando l'uomo poi finalmente arriverà sulla superficie del pianeta rosso. Possiamo andare avanti. Tenete presente che ogni persona ha bisogno di circa 5 tonnellate e mezzo tra cibo, acqua e tutte le cose che servono a mantenere i sistemi che servono a mantenere in vita un essere umano. Dopodiché si parlava anche della psicologia, di come aiutare gli astronauti a vivere in questi ambienti. Se si vedono le immagini di come si vede la Terra dalla stazione spaziale orbitale, da come si vede dalla Luna e come si vede da Marte. Questo ha degli effetti sull'uomo molto importanti e non ancora del tutto esplorati, e sul quale ci si sta lavorando. Tra l'altro, proprio una collaborazione che avevamo con l'Università di Torino. Quindi mi spiace che non c'erano dei filmati molto interessanti, ma purtroppo non si riesce a mandarli, ma chiaramente il futuro dell'esplorazione e il futuro dell'uomo vede Marte nel suo orizzonte. Marte può diventare il pianeta B, anche se è meglio che ci teniamo ben caro il nostro pianeta. Però è anche chiaro che nessuno ci può fermare da questa vocazione di esplorare, di conquistare nuovi mondi e aumentare la nostra conoscenza che deriva dall'esplorazione, non solo dal punto di vista della scienza, ma anche dal punto di vista nostro interiore. Lo spazio in questo ci cambia e forse non avremo mai tutte le risposte che cerchiamo, però non è solo da essere visto come una conquista della scienza intesa come tecnica, ma anche come una crescita spirituale dell'umanità. Concludo con questa chart, quella di prima, in cui fa vedere che il Sistema Solare, siamo appena agli inizi, abbiamo sonde che vanno su Mercurio, parlato prima di Nettuno, le prossime missioni andranno su Venere, Venere sta diventando un obiettivo importante per gli scienziati. Io vorrei tornare indietro di 20-30 anni per poter fare le missioni sulle lune di Giove e di Saturno, dove sicuramente ci sarebbe, dal punto di vista scientifico, ci sarà una possibilità di scoprire moltissime cose, anche forse presenze di forme di vita. Io con questo concludo, mi scuso se sono andato lungo, ma non è così facile condensare, non sono un professore abituato a insegnare, quindi, e a essere sintetico verso gli studenti. Vi ringrazio per l'ascolto e mi scuso ancora per la dilatazione dei tempi. Microfono. Dicevo grazie a Walter Cugno, che non si deve scusare, perché è chiaro che non è semplice parlare di un futuro che è indefinito, anche se poi in realtà vicino, no? Sono delle colonne d'Ercole del futuro, ma neanche poi tanto così lontano. Io adesso l'ora è un po' tarda, ma due cose le dico e poi sentiamo se ci sono degli interventi da parte di chi sta seguendo su YouTube. È chiaro che come dire, quarto tracotanto senno, mi sento anche un po' a disagio perché abbiamo affrontato veramente tantissimi temi. Peraltro io sono cresciuto con le prime esplorazioni lunari, nonché con Walter, prima tu citavi la parte oscura della Luna, ovviamente chi ha la mia età è cresciuto anche col famoso album dei Pink Floyd, The Dark Side. Sì. E quindi chiaramente c'è un'emozione
molto forte. Mi piacerebbe aggiungere solo un'ultimissima cosa, e cioè che la forza, tornando velocissimamente all'Ulisse di Dante, alle colonne d'Ercole da non superare, chiaramente noi insegniamo ai nostri studenti che un conto è il Dante personaggio, un conto che ha empatia, ha emozione, e un conto è il Dante autore che chiaramente condanna questa oltracotanza, questa hubris, come direbbe un grecista, di Ulisse. Però, è questo che vorrei dire, è tale la forza, la capacità poetica di Dante, direi mito poetica, di creare un mito che ancora oggi esiste e nei confronti del quale noi non possiamo non essere empatici. Devo dire che una delle esperienze, dal mio punto di vista, più emozionanti che ho vissuto è stata quella di sentire Carmelo Bene che recitava appunto nell'orazione picciola il canto di Ulisse, e che ovviamente ricordava che, come abbiamo dimostrato, fatti non foste a vivere come bruti. E chiaramente poi c'è tutto un problema che riguarda il rapporto con l'etica, la scienza, tecnologia ed etica e religione, che noi ovviamente non tocchiamo, ma che era quello che a Dante probabilmente interessava di più. Io mi fermerei qui, però vorrei sentire se da, intanto se Attilio Ferrari vuole aggiungere qualcosa. Purtroppo Piero Boitani ha dovuto allontanarsi per un altro impegno e si scusa, ma chiaramente per noi è stato un piacere averlo con noi. Vorrei sentire appunto da Emanuele Balboni e gli altri colleghi di Infinito se c'è qualcuno che in chat ha posto questioni o che ha chiesto di intervenire. Non ci sono domande al momento. Attilio, tu vuoi aggiungere qualcosa? O... Pronto, mi sentite? No, sicuramente è emozionante questo cammino che abbiamo fatto in tre, o in quattro, grazie al tuo aiuto, Giuseppe. Questo cammino in quattro è stato... Non so se la gente ha capito l'afflato con cui tutti noi abbiamo descritto la nostra parte. Credo sia stata un'esperienza interessante confrontarci un pochettino, no, tutti insieme, anche tra di noi. Siamo tre persone su campi completamente su culture, no, non so come chiamarle, come distinti, no? Un letterato, un astronomo e un ingegnere, no? Diciamo un ingegnere delle missioni spaziali, eccetera. Quindi, eppure tutti insieme siamo riusciti a mettere insieme le nostre emozioni e ricordarci che cosa succedeva. Una delle cose che mi ha sempre colpito è, ci sono delle domande che tutti ci poniamo: che cosa facevi quando è andato il primo uomo sulla Luna? Il primo uomo sulla Luna, io mi ricordo esattamente dove ero e che cosa stavo facendo. Lo stesso mi ricordo, io ero un ragazzino delle scuole medie quando, Gagarin è andato nello spazio, no? Cioè, mi ricordo che avevo ritagliato tutti i giornali di quell'epoca, no? Che poi non lo so dove sono finiti, ma insomma, credo che questa emozione però l'abbiano provata anche i letterati, no? Cioè, i filosofi, eccetera, anzi, magari in un modo diverso, no? Però tutti insieme siamo riusciti in questo breve discorso, in questo discorso picciolo che abbiamo fatto qui quest'oggi, credo che siamo riusciti a confrontarci con la voglia di celebrare il passato e soprattutto con gli ultimi discorsi fatti da Walter, come ci stiamo preparando ad andare oltre queste nuove colonne d'Ercole che ci stanno davanti e che forse permetteranno anche alla nostra umanità di sopravvivere. Pensiamo a quella, alla Voyager 1 che sta andando verso quella stella che raggiungerà fra 300 e passa mila anni, no? Non lo so, quando arriverà là ci saremo ancora noi? Noi di sicuro no, l'umanità. No, noi tre no, noi quattro no, però
però l'umanità ci sarà ancora. L'umanità. Io adesso sentiamo ancora se ci sono richieste di interventi, perché è chiaro che per me è stato un vero piacere legare tra di loro questi contesti e queste esperienze diverse. Ne approfitto ovviamente per ricordare che se avete voglia di continuare questo dialogo, ci sono una serie di interventi sul canale YouTube di Dante il Tempo e lo Spazio. E vi andate a vedere perché sono interventi brevi, dai 5 ai 7, 8 minuti, che però focalizzano una serie di temi fondamentali nel rapporto tra discipline umanistiche e discipline scientifiche legate a Dante e al secolare commento legato a Dante. Io poi aggiungo soltanto che è una battuta che ho già fatto a parte alcune, noi filologi ci consideriamo gli ingegneri degli umanisti, quindi mi sento molto cugino in questo caso. In ogni caso, io sentiamo se ci sono interventi da casa, altrimenti chiuderei qui, visto la sua tarda. Nessun intervento. E allora, se siete d'accordo, saluterei qui, rimandando appunto tutti al canale YouTube di Dante il Tempo e lo Spazio, e ricordando che il 12 novembre Luca Callegaro dell'INRIM e Giorgio Calogero Priolo del mio dipartimento, Dipartimento Studi Umanistici, ci parleranno delle misure dell'inferno, partendo ovviamente dalle riflessioni in particolare di Galileo Galilei su questo tema. E quindi vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Io Ferrari, grazie a Walter Pugno, grazie a Piero Boitani che ci ha salutati prima, e grazie ovviamente a Infinito che ha organizzato e che ci ha ospitato in questa situazione. Buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata, grazie a tutti. Buona serata a tutti. Ciao. Auguri.